Abbiamo già presentato in un nostro precedente servizio del telegiornale il seminario nazionale dell'ANCI che si è svolto a Pisa al Bastione San Gallo sulle migliori pratiche dei comuni, le idee per lo sviluppo dei servizi per l'infanzia. Presidente della commissione scuola dell'ANCI è Cristina Giachi. Quali possono essere le proposte, i suggerimenti che possono venire fuori da questo tipo di iniziativa? Ma io credo che sia molto importante costruire una proposta collettiva per questa fase delicata dell'attuazione della legge delega sullo 06. I comuni in questi anni hanno fatto fronte e supplito alla carenza del servizio educativo nazionale, aiutando l'amministrazione centrale dello Stato con la gestione delle scuole dell'infanzia, per esempio, e sobbarcandosi totalmente anche attraverso convenzioni con i privati e la collaborazione col privato sociale i servizi educativi per la primissima infanzia. Ora è necessario che i comuni abbiano un ruolo nella definizione delle politiche dei prossimi anni, proprio perché diventa indispensabile impostare in modo armonioso e diciamo che tenga conto della unità nazionale le politiche educative del futuro. E per questo è stato molto importante confrontarsi oggi, raccogliere le idee e anche costruire il dialogo con la senatrice Puglisi, che oggi purtroppo non è potuta venire con noi, ma a cui invieremo il rapporto dei nostri lavori, e col governo in generale. Brevemente, ma la buona scuola è davvero così? Per alcuni, insomma, no. No, è certo che è buona in primo luogo perché c'è. Non c'è mai stata una politica organica sulla scuola da tanto tanto tempo in questo paese. Sicuramente la scuola dell'infanzia e i servizi educativi 06 non erano mai assurti a priorità dell'agenda politica di un paese, tantomeno in modo così organico e complesso e inserito in un percorso complessivo di attenzione alla scuola. Quindi io credo che poi le tante criticità, si può non essere d'accordo su tutti, le scelte in tanti casi saranno da rivedere, ma abbiamo preso una via finalmente di cui questo paese aveva bisogno. Alla stazione Leopolda un appuntamento atteso per i giovani, ma non solo. Job Meeting, ad organizzarlo CESOP Communication, Vincenzo Russo è uno dei responsabili. Intanto tanta partecipazione, possiamo dire purtroppo per il momento che viviamo. Bah, non direi purtroppo, perché questo momento di incontro non è soltanto un momento di incontro tra domanda e offerta, ma un momento di incontro e confronto, nel senso che noi da diversi anni ormai ci proponiamo sul mercato per far sì che i giovani laureati, laureandi e giovani professionisti incontrino le realtà non soltanto multinazionali ma anche locali del territorio e possano anche usufruire di servizi come quelli di orientamento che forniamo noi, come ad esempio le professioni dell'ingegnere, che è un format di CESOP Communication volto a orientare i giovani ingegneri verso le professioni che sono per loro disponibili. Oltre a questo c'è il servizio CiviCheck, servizi gratuiti che noi organizziamo e che offriamo ai nostri visitatori, ai nostri ragazzi, come da un po' di anni ormai vogliamo dire e vogliamo indicare. Sono servizi di orientamento nel corso dei quali i ragazzi possono verificare con operatori specializzati del settore come migliorare, ottimizzare il proprio curriculum vitae, appunto per poi presentarlo alle aziende qui presenti, ma non soltanto a quelle presenti, ma anche a quelle fuori da questa arena, da questa piazza. Perché sei qui? Cosa cerchi? Sono venuta a vedere un attimino che tipo di figure ricercano. Io sono laureata in giurisprudenza e insomma, in realtà le figure più ricercate sono ingegneri, però qualche piccola percentuale nelle varie aziende, nel settore legale, viene ricercata. Quindi che speranze avete? Tante, bisogna vedere un po' che offerte ci sono, se sono. Che settore? Io nel settore dell'industrial design, che qui non c'è molto, diciamo, per me sarebbe la mia aspirazione, poi non lo so. Tu invece? Settore bancario, finanziario. Speranze buone, dai, se non si parte positivi si è già perso, diciamo, sicché speriamo.
Anche quest'anno, dal 6 dicembre, si potrà vedere un bellissimo presepe artistico di Cigoli nel comune di San Miniato. La presentazione della 15ª edizione c'è stata a Firenze, in Consiglio regionale, con il presidente Eugenio Giani, che ha sottolineato l'importanza culturale di questo evento, visitato ogni anno da 20.000 persone. All'incontro con i giornalisti, al quale abbiamo partecipato anche noi, c'era anche Don Giampiero Taddei, che ha raccontato la storia del presepe nato per ricordare la restituzione del bassorilievo rubato nel luglio 1980 e restituito alla canonica la sera del 6 dicembre 1986. Una storia ancora circondata di mistero, confermato anche il concorso dei piccoli presepi artistici dei bambini. Una novità di quest'anno sarà poi la manifestazione che domenica 13 dicembre permetterà ai bambini di scambiare i giocattoli che non usano. Nella stessa sede del Consiglio regionale, il presidente Giani ha anche presentato un convegno di studio e riflessione il 26-27 novembre a Firenze e una borsa di studio per ricordare la figura di Ivano Tognarini, storico e organizzatore di cultura. L'iniziativa è partita dall'Istituto Storico della Resistenza in Toscana e dall'Associazione Ricerche Storiche e ha il patrocinio del Consiglio regionale. Il gruppo del Movimento 5 Stelle ha invece presentato il libro La Terra Bianca di Giulio Milani, dedicato al racconto di un grave fatto di cronaca accaduto tra Massa e Carrara nell'estate del 1988, quando scoppiò il serbatoio della Monte Edison. È un libro inchiesta e anche un confronto tra generazioni di lavoratori. Indubbiamente la vittoria a Ferrara contro la capolista Spal rilancia le ambizioni delle Pisa sia dal punto di vista di classifica ma anche di autostima complessiva, nonostante che ancora non giochino giocatori importantissimi, soprattutto come Di Tacchio, che è ancora in ritardo, Polverini, Di Cuonzo e a parte le squalifiche di Mannini. Giuliano Fontani, arriva il derby con la Lucchese che si sta, come dire, rimettendo un po' in sesto, ma il Pisa ha avuto un segnale importante, la squadra e il tecnico da Ferrara. Sì, il Pisa cercherà e proverà a sfruttare l'onda meravigliosa della vittoria di Ferrara per bissare il successo. Questo è un campionato contraddistinto anche da tanti derby. I derby sono per squadre di carattere, il Pisa ha dimostrato di essere una squadra di grande carattere. Roberto Nusca, Limonta, Roberto Nusca, San Giuliano Football Club, ospite della nostra trasmissione, due parole su questo derby Pisa-Lucchese. Non so se avrai la possibilità di venirlo a vedere, ma è una partita da vedere, ecco. Purtroppo no, perché sono impegnato a Genova allo stadio a Marassi, però invidio chi andrà a vedere questo derby, in quanto per le due squadre, come sono uscite dall'ultima partita, metteranno il massimo e quindi sarà sicuramente un gioco di primo livello. Biagio Pagano ha giocato nella Lucchese, non ha mai giocato nel Pisa, ma è pisano. Mi dai un giudizio proprio sereno e obiettivo su questo derby? Ma sicuramente sarà una bella partita, perché la Lucchese viene da due vittorie consecutive, il Pisa viene dalla grandissima vittoria di lunedì sera in casa della Spal, quindi penso venga fuori una bella partita. Una partita che il Pisa deve vincere per rilanciarsi. Ha più da perdere il Pisa della Lucchese, secondo te? Ma che più che per rilanciarsi, per dar continuità alla vittoria di Ferrara. Ovviamente, amici telespettatori, noi ci vedremo domenica sera alle 22:15. Rosso Crociato, immagini, interviste del dopo partita di questo derby all'Arena, ripeto, alle 17:30. Grazie.